500 buche al giorno verranno messe a posto a partire dal 15 marzo. Una notizia non da poco per i pescaresi e gli interventi riguarderanno le strade a tutto tondo, non solo il rifacimento degli asfalti, ma anche, per dirle in maniera semplice, tutto ciò che c'è sotto, per esempio le condutture del gas e le fognature. 100 milioni di euro l'investimento complessivo reso possibile dalla capacità dell'amministrazione Masci di intercettare le risorse del PNRR e che riguarderà anche scuole e impianti sportivi. Diviso in due fasce precise, una riqualificazione complessiva di oltre 30 km di strade e poi un'altra fascia che riguarderà il quotidiano, riguarderà le irregolarità che ci sono su molte zone di Pescara e sul nostro territorio, con circa 500 buche al giorno chiuse, con l'utilizzo di circa 18.000 kg di asfalto ogni giorno, quindi si vedrà il peso di questo intervento in città. Si inizia dai primi quattro quadranti, il centro, la stazione, il lungomare sud fino all'Aurum e la zona di Porta Nuova, attraverso l'intervento di due ditte esterne che eseguiranno lavori per circa 200.000 euro, 78 le strade interessate, un anno e mezzo il tempo previsto di realizzazione. Ci sono strade che sono molto attenzionate, come via Andrea Doria, via Mezzanotte, via Scarfoglio, piazza Alessandrini, ma ne potrei citare tante altre, dove noi interverremo per una riqualificazione complessiva, perché faremo con le irregolarità stradali almeno 300 metri quadrati al giorno, quindi parliamo di interventi molto massicci che non si sono mai fatti in questa misura, perché in genere sulle strade ci sono stati sempre interventi ordinari. Questa volta c'è un intervento straordinario mai verificato.